Dai classici intramontabili del repertorio degli Spandau Ballet alle sue canzoni da solista e qualche cover. Sul palco a Castellana Grotte c'è Tony Hadley, ex frontman del gruppo musicale che ha fatto la storia del pop degli anni 80. La serata rientra nel calendario di Piazza d'Estate 2024, il cartellone di eventi promossi dall'ente comunale e dalla società Grotte di Castellana. Il primo ospite internazionale che abbiamo, l'abbiamo fortemente voluto perché chiaramente dà pregio e dà lustro alla cittadinanza e poi lasciatemi spendere anche due parole sulla persona, che è una persona veramente a modo, disponibile, umile, felicissimo di essere qui, quindi una grande accoglienza, lui si è trovato bene ed è una persona anche squisita, oltre che un grande artista. Dopo Alex Britti e Tony Hadley, dunque, saliranno sul palco in Piazza Garibaldi il cantautore Sergio Caputo il prossimo 22 agosto e l'artista Dolce Nera il 23 agosto, con uno spettacolo musicale sintesi di un'intera carriera. L'estate a Castellana Grotte non è solo musica, ma anche turismo, e i numeri lo confermano. Fino a luglio stiamo reggendo e stiamo in linea con gli stessi dati del 2023, che è stato un anno da record, per cui se il trend rimarrà anche per agosto e i primi giorni ci stanno dando questo segnale, saranno ripresi i numeri dello scorso anno. Noi ce lo auguriamo per il bene di tutti i cittadini di Castellana, perché per ogni anno che va bene per le nostre grotte riusciremo a riversare tanta promozione turistica sul territorio.